Danzare, ballare, farsi coinvolgere dal ritmo della ginnastica artistica o da un passo di danza classica. Ma soprattutto, trasmettere ai ragazzi la passione per lo sport ed il suo potere salvifico. Siamo a Roma. Danza aperta. Seguiteci. Roma Danza Aperta nasce nella sua prima edizione nel 2013 e nasce così da una riflessione di carattere generale sulla situazione della danza romana, in particolare dall'osservazione della grande quantità di manifestazioni di danza che esistevano, di diverso genere, con diverse caratteristiche, e dall'osservazione anche dei numeri, dei grossi numeri della danza, cioè di quanti giovani praticano la danza in città e di questi quanti erano presenti nella nostra associazione, nella WISP. Il liceo Machiavelli, sotto la guida attenta di alcuni insegnanti sensibili e con la collaborazione della WISP, questi ragazzi sono impegnati in un progetto di alternanza scuola-lavoro e hanno un'attenzione particolare anche alle tematiche appunto del volontariato. Oggi sono qui per questo, sono qui per collaborare, per toccare con mano, per vedere dal vivo che cosa significa la produzione di un evento fatta non con criteri di marketing, con criteri commerciali, ma basata solo ed esclusivamente sul volontariato. Qui stiamo facendo un progetto di alternanza scuola-lavoro come scuola Machiavelli e tutti noi ragazzi siamo divisi in gruppi dove c'è chi fa servizio di vigilanza, dove in tutte queste aree dove ci sono vari gruppi di ballo vigiliamo, oppure possiamo anche prendere parte a questo, diciamo, evento. Ognuno poi è diviso e può anche fare volantinaggio oppure può anche aiutare i ragazzi a prendere, per esempio, come danza moderna delle posizioni, visto che l'insegnante è uno solo. Noi abbiamo 80 ore di lavoro annuali nelle quali ci muoviamo e abbiamo lavorato in questo tempo con la WISP, che è un'associazione per lo sport contro il razzismo e l'aiuto dei più deboli. E abbiamo fatto una serie di incontri, sia incontri di conferenze, sia incontri in cui proprio si lavorava, si aiutava in delle gare, in alcuni sport, in delle corse, anche nella corsa di Miguel o in Corri per il Verde, che è una corsa per salvare dei parchi che, cioè, sono poco utilizzati. Il format di Roma Danza Aperta è offrire gratuitamente ad allievi ed insegnanti lezioni di danza, di tutti i generi di danza, per tutte le età, per tutte le capacità. E oggi, a fianco degli insegnanti delle scuole di danza, si trovano a fianco a delle eccellenze, quali per esempio Alessandro Tiburzi, che è un ex primo ballerino del Teatro dell'Opera di Roma, che ci sta offrendo una lezione di tecnica classica. André Della Roche, un étoile internazionale, gli offrirà a questi ragazzi una sua lezione. Ecco, questo è un valore molto importante, cioè significa appunto sottolineare che quello che stiamo facendo, che il fatto che si faccia in maniera volontaria, non significa che non ci sia, che non si offre la qualità di cui la danza e gli allievi hanno bisogno e alla quale hanno diritto. E oggi sono qui per un'iniziativa di promozione della giornata Danza per Tutti. Oggi infatti tutte le persone possono danzare, possono avere delle lezioni di danza anche con degli esperti del settore.
E c'era chi aiutava l'organizzazione del corso di danza, chi aiutava nelle partite di calcio e c'erano anche delle ragazze che aiutavano nell'ambito della danza acrobatica o della danza classica. Io ero nel gruppo del capannone per il calcio contro il razzismo. Oggi facciamo azioni di volantinaggio e assistiamo anche agli spettacoli che vengono proposti oggi. Il nostro compito è di occuparci appunto della promozione e anche del controllo dei vari settori dell'evento. Io faccio vigilanza, servizio d'ordine, diciamo, dove oltre a vigilare posso anche aiutare l'insegnante se ha bisogno di qualcosa. Oggi vediamo qui decine di magliette come questa con il logo di Roma Danza Aperta e della WISP, decine di pettorali di questi ragazzi WISP, tutti al pari, tutti all'insegna della collaborazione e del volontariato. Le lezioni di danza che oggi facciamo qui all'Open Day di Roma Danza Aperta, nelle nostre intenzioni hanno voluto coprire tutto l'arco delle lezioni di danza. Quindi avremo lezioni di danza classica, lezioni di modern jazz, lezioni di pop, ma a queste abbiamo voluto affiancare anche altri tipi di discipline, acrobatica circense. Contemporaneamente abbiamo avuto ad esempio una lezione di danza africana, questi sono i valori che basta guardarsi intorno, guardare gli striscioni che ci sono qui dal no al razzismo, no all'omofobia, per capire in che ambiente siamo, in quale contesto nasce Roma Danza Aperta. Vogliamo invogliare la gente e soprattutto i giovani oggi. È importantissimo perché comunque aiuta molto sia per le persone che stanno crescendo a loro età, che in fascia tra 12 a fino a 18 anni, bisogna avere un special di guida un po', e la art mi ha salvato, anche se i miei genitori adottivi erano artisti, perché comunque mi davo una disciplina, che c'è poco disciplina comunque, due, mi davo una sensazione di benessere, di avere una cosa in più degli altri e del rispetto soprattutto per le altre persone. Passione secondo me è anche la libertà di esprimersi facendo qualsiasi cosa. La passione per me è musica oppure uscire, perché posso stare con le persone a cui voglio bene. Se uno ha la passione per qualcosa si impegna più di tutto, si mette in gioco, cerca di superare i propri limiti, cerca in tutti i modi di arrivare al suo obiettivo e cerca di aiutare anche gli altri a arrivarci. E se poi è la pallavolo, cioè nel mio caso, e si è una squadra, ci si muove tutti insieme, non si può lasciare mai nessuno indietro. E secondo me è bellissimo anche l'allenamento, stare insieme, divertirsi, comunque si crea un legame di base che è veramente bello. Io, nonostante abbia smesso di fare pallavolo, ho ancora un legame strettissimo con tutte le mie compagne, le vado ancora a vedere alle partite e mi mancano un sacco. La cosa che mi emoziona di più di questo lavoro è, diciamo, il contatto con la gente, tutti questi ragazzi che provano nuove esperienze di ballo, è molto bello. Mi piace vedere eventi di questo tipo, penso che queste persone siano di ispirazione perché mettono molto impegno in quello che fanno, quindi è sicuramente uno sport interessante. Penso che sia un'esperienza che arricchisce, perché comunque fa realizzare che tutti possono provare uno sport anche se non è il loro. E è un coinvolgimento per tutti, qualunque sia il loro stato sociale, e da questo punto di vista è interessante. Sì, è anche un momento di aggregazione di gruppo, un momento in cui si condivide, si può dire, un'emozione, perché comunque lo sport, vincere, la squadra, gli amici, anche magari perdere, ma comunque aver partecipato,
essersi messi in gioco, si può dire, quindi è bello. Beh, io penso che sia importante sensibilizzare i ragazzi anche ai temi del razzismo e della discriminazione affinché loro possano scegliere in maniera autonoma la via più giusta, diciamo, e possano supportare eventi come questi prendendoli anche come un'occasione per divertirsi. E, diciamo, sensibilizzare i giovani è molto importante perché comunque li fa esprimere e comunque li fa aprire al mondo. Davanti allo sport chiunque mette da parte le distinzioni di razza, distinzioni di religione, distinzioni di aspetto fisico o qualsiasi problema che noi possiamo avere viene messo da parte e si sta tutti insieme con un solo scopo, si formano i gruppi, si formano le squadre e c'è un'intesa comune comunque al di fuori della normalità in cui magari si può vedere qualcun altro in maniera diversa perché è diverso da noi. Quello che fa la danza o la musica aiuta molto la memoria e per la scuola perché si memorizza molto più veloce della parte accademica, capito? E allora questo aiuto si va mano a mano, ma la cosa è la passione, non deve vivere senza un'idea di che cosa vuoi fare e devi avere un voglio di vivere e anche devi avere un voglio di amare e l'arte mi ha fatto questo. Fare sport, danzare, ballare, impegnarsi in ciò che amate. Cosa significa? E voi che spazio date nella vostra giornata ad una vostra passione? Quanto vi arricchisce? Lo sport è veramente il linguaggio comune, utilizzato da tutti, le regole sono le stesse per tutti e non è importante il linguaggio parlato, ma è sicuramente importante il corpo. Per me la danza è importante, anche da parte fisica ci fa allenare molto, cioè se anche non vai a correre o non vai a giocare a calcio, se balli anche dentro, cioè, che non so, 10 metri quadri ci stanchi veramente, quindi per me è importante. Io gioco a calcio, per me è stato un grande impegno che ho fatto sempre con voglia e quindi diventava un momento di condivisione con altre persone, di uno sport, però poi erano tante altre cose, tanti legami che si sono creati. Appassionarsi a uno sport è fondamentale per crescere bene anche in salute, perché lo sport è uno strumento di salute, quindi per tutto questo senso è più che fondamentale. Il bambino che gioca e vince sa gestire un determinato tipo di emozione, ma lo sport, il gioco, ti insegna anche a saper gestire le emozioni che possono derivare da una sconfitta, dall'impegno che magari a puntare sempre a migliorarsi, non necessariamente a vincere o a diventare l'oro olimpico, ma anche questo penso sia fondamento della WISP e dello sport in generale. La passione è fondamentale perché il ballo è un'arte e uno sport. Perché tanti lo considerano sport, tanti lo considerano arte. Io li mischio assieme e li trovo non è un'arte sportiva. Che necessita di molta passione, perché necessita di molti sacrifici, di molto impegno e se non ti impegni e ci dedichi tempo è difficile poter ottenere dei risultati. Il ballo è pieno di regole e di discipline, regole fondamentali sull'educazione, sul comportamento, sull'atteggiamento, la disciplina del modo di porsi, del portamento. E sono tutte regole e discipline che ti aiutano un po' ad affrontare la vita perché ti insegnano come essere presente in quel momento, come affrontare le difficoltà, perché spesso e volentieri che tu ti trovi sopra un palcoscenico o in una pista da ballo o in una pista dove hai una telecamera puntata, sempre tu hai a che fare con pubblico. In base a quella che è stata la mia esperienza, il ballo è importantissimo per la formazione di una persona. Non dico che il ballo sia la disciplina per una persona, però per me lo è stato. Sto notando anche attraverso gli studi che ho fatto, mi sono laureato in scienze motorie, che il ballo però è una delle discipline sportive e artistiche che permette all'unisono di lavorare con la musica, con l'arte.
ti porta a lavorare in gruppo, ti porta a lavorare in coppia, ti porta a lavorare in situazioni dove tu ti sentiresti a disagio da solo, mentre invece magari, ne so, prima o poi il fatto di affrontare il palcoscenico da solo e tutto attorno è buio e tu hai un occhio di bue puntato su di te, un punto luce, quello lo devi imparare a fare. Il ballo ha arricchito la mia vita tantissimo, è un mondo che mi piace moltissimo, il fatto rappresenta la libertà, la passione, il poter esprimersi con il corpo e quindi mi ha arricchito moltissimo e penso che mi sarà utile poi anche in quello che è il mio lavoro. Sicuramente mi sono anche scontrata con grandi miei limiti, che sono soprattutto la memoria, ho scoperto, e anche proprio la capacità di, quando balli, riconoscere la destra, la sinistra, la mentre la deve dire al corpo, insomma, un disastro. E quindi anche quello in qualche modo mi è servito a livello psicologico, perché non abbattersi e cercare sempre di continuare ad andare avanti è un bel esercizio. Sai, quando noi ci andiamo a ballare, no? Uno pensa che ballare sia una cosa semplice, invece devi seguire un ritmo, devi seguire una coreografia, e noi ovviamente io è un modo anche di uscire dalla tua zona di conforto, no? Perché ti posso assicurare, quando arrivi a casa non è solo perché fisicamente tu sei in movimento tutto il tempo, ma è anche una questione mentale, perché tu non sei abituato a fare questa cosa qui e devi pensare alla coreografia, contare 1, 2, 3, 1, 2, 3, tutte queste cose qua, che comunque quando arrivi a casa sei abbastanza stanco, però con le settimane, passando le settimane, prendi un po' il ritmo, però veramente non è facilissimo, però è veramente divertente. Io lo consiglio a chiunque, perché è una bellissima esperienza. Parte la musica. Tendi la schiena, allunghi una gamba e guardi lontano. Le braccia si preparano per una ruota, le punte dei piedi per un passo. Ed è racchiuso tutto in quell'istante. Alla prossima! Hear me now?